O bentornata nel regno di Cos'hai ASMR. Questa sera, come vedete, un bel gameplay in soft spoken. Spero che vi possa far rilassare. Se questa tipologia di video ti piace, ovvero non tanto per il gameplay, ma per il gameplay di Palia, potrei farne altro, dato che questo gioco ci gioco ogni sera. Ci gioco anche con altre persone, quindi verrebbe fuori anche magari altre voci ASMR di sottofondo, perché obbligherò tutti a parlare o soft spoken o in whispering. Quindi ho accrucato il microfono, il Fifine, qui sopra una scatola, che così è più alto, verso la mia bocca, se no devo incucciare, se no piegarmi in avanti, e non va bene per la mia postura soprattutto. Quindi vabbè, questo è il mio personaggio. Questo è un gioco totalmente rilassante, perché non si può morire in questo gioco. Si caccia, si pesca, si raccolgono, cioè si ha il proprio orticello, c'è la mia vita. Poi voglio trasferirmi su Palia come su Upload, la serie, se qualcuno l'ha vista. Comunque, ho deciso anche di mostrarmi, perché non faccio mai gameplay dove mi mostro e so che vi piacciono. Qualcuno aveva il desiderio di vedere gameplay con la mia faccia, quindi eccomi qua. Non mi sono truccata, è fatto tutto improvvisato questo video. Proviamo. Ok, allora, sono Ecate Splendente, ovviamente. Ho fatto i capelli verdi e anche un ciuffetto biondo cenere, mi piace così, e con i miei stivaloni, ovviamente. Let's go. Mi sono schiantata sul microfono. Let's go. Spero di aver sistemato l'audio basso, che però si senta, e se non si sente va bene lo stesso, forse meglio. Non so se mi dà copyright la musichetta. Beh, tu sai, più non monetizzo, non importa. Non è un grave problema questo. Allora, qui c'è il cesto per le spedizioni, ovvero metti gli oggetti che vuoi vendere, che non vuoi più. Avevo detto soft spoken, rip, perché ho fatto whispering. Allora, in questo cesto si mettono gli oggetti che vuoi vendere. E infatti io ho collezionato 15.027 monete, che tanto spendi subito, perché le cose costano tanto e non sono soldi veri, sono solo monete del gioco guadagnate onestamente con il mio duro lavoro, cioè coltivando pomodori, perché abbiamo scoperto, cioè abbiamo, vabbè, Yagdale ha scoperto che coltivando i pomodori si guadagnano più monete, perché i pomodori, la pianta resta lì, ogni tot tempo producono pomodori, proprio come nella vita reale, e invece altre culture tu le pianti, una volta che maturano e le raccogli si perde la pianta. Quindi questo, e poi vediamo un pomodoro quanti soldi ci dà per un pomodoro. Per un pomodoro ci danno 23 di oro, vabbè. Poi ci sono anche i pomodori con le stelline dorate, che magari vengono venduti a un prezzo superiore. Ecco qua, per esempio, la vita della piantina è cessata e quindi bisogna ripiantarlo. Però adesso ti mostro la mia strategia, che cosa mi sono inventata per avere sempre disposizione dei pomodori da vendere. Oggi faremo solo un video così rilassante, dove ti mostro un po' di cose qui, e poi dopo faremo, se ti va, faremo qualche avventura insieme. Ne ho tante qui da fare, ne ho fatte anche già tante, perché mi collego ogni sera, perché è troppo rilassante, non c'è niente da fare a casa, e poi è rilassante perché appunto non si può morire, quindi
Questa cosa mi rilassa molto, anche se ogni tanto diciamo che ci sono dei bug, ma sono anche divertenti alla fine. Comunque ho creato questo che è un macchinario che fa i semi. Quindi io ho sempre dei semi a disposizione, invece di doverli andare a comprare al mercato. Adesso me ne sono rimasti 4 qui e qui ne ho 8, quindi ne facciamo ancora. E quindi ne mettiamo tutti quelli che abbiamo raccolto qui con la stellina, li mettiamo a fare semi. Qui dice semi di pomodoro, richiede 3 semi e ci mette 30 minuti. Quindi io lo lascio lì e lui fa la sua magia. Ok, allora. Adesso io vado prevalentemente a piantare quelli con la stellina perché ti danno più soldini. Allora, ci si posiziona vicino al lotto di terra che si desidera, dove si desidera piantare. Io ce l'ho nello slot 8, quindi schiaccio 8 e poi schiaccio il mouse, il tasto sinistro e me li pianto. Non ne ho abbastanza, allora ne vado a prendere, forse li ho già presi, vediamo un po', no, ne vado a prendere altri che ho qui. Allora, ne ho altri 4 con la stellina e poi ne ho altri 3 senza stelline, se proprio piantiamo quelli, se no abbiamo anche dei altri semi, abbiamo il cotone, seme di grano, seme di riso, io in realtà poi ce ne sono, ce ne sono le carote, ce ne sono le cipolle, ce ne sono le patate, però le ho già piantate e non ne avevo più nella mia riserva di semi, ma penso che con quelle stelline lì potremo terminare con i pomodori. Vediamo un po'. Allora ne abbiamo 4. Una la piantiamo qui. Non so se dipende dalla connessione o se il gioco, siccome è in beta, magari non è ancora perfetto, ci sta, è gratuito, quindi se vuoi giocare anche tu lo trovi gratuitamente sul sito di Palia. Ok, allora non è uno sponsor, mi piace solo giocarci e quindi ne parlo così, wow, perché mi piace. Adesso andiamo a annaffiare tutte le nostre piantine. Io ho creato l'annaffiatoio, questo qui, che è un po' più avanzato e infatti ne annaffia tante per volta, invece quando inizi ne annaffi uno alla volta ci metti una vita, è interminabile. Tipo di far così sopra ogni piantina. Invece con questo faccio così, vado avanti pian piano e le bagno tutte, tutte, tutte. Molto rapidamente, anche perché ho comprato due nuovi lotti di terra e perché non mi bastavano, solo che più li compri più aumenta il prezzo e adesso stanno sui 2000, quando siamo partiti a comprarle venivano 500. Vabbè, così il gioco, vabbè. Ok, sotto consiglio di Jack ho piantato, perché io avevo piantate là in fondo. Allora, ti faccio vedere dove. Avevo piantate là in fondo, vedi? Che indica, fa ridere. Invece, Jack, ho visto a casa sua, le aveva piantate vicino all'acqua, perché poi quando si scarica l'annaffiatoio bisogna andare a caricarlo, no? E io ho detto, cacchio, non ci avevo pensato. Quindi adesso le ho spostate qui vicino all'acqua, se no io mi dovevo fare tutto il giro ogni volta. Però dopo entriamo a casa mia e ti faccio vedere come la sto arredando. Ho già comprato anche dei progetti nuovi, perché per costruire i mobili bisogna andare, per costruire qualsiasi cosa in questo gioco bisogna avere i progetti e bisogna comprarli o a volte te li regalano, ma è raro. Allora, andiamo prima a vendere quei, non so, 11 pomodori, perché il resto li abbiamo usati per altro. Io vendo anche le erbacce perché mi dà 10.
10 di monete per ogni erbaccia e basta perché tutto il resto mi serve. Allora, io nel mio inventario attualmente ho una torta ai frutti di bosco perché si mangia in questo gioco. Infatti, se guardi qui in alto a sinistra c'è il mio nickname e c'è questa barra del focus che sarebbe un po' l'alimentazione. Non ho ben capito perché se la finisci non è che muori, però boh. Ok, se qualcuno l'ha capito me lo spieghi nei commenti. Comunque, mangiando aumenta il focus. Io cerco di averlo sempre a metà perché ho deciso io, la mia fissa. E si sale mangiando cose. Si possono adesso cucinare anche le cose perché ho creato una cucina, anche se all'inizio si creava tutto con questo piccolo focolare, una griglia. Vedi, possiamo fare il pesce alla griglia, la carne alla griglia, i funghi alla griglia, le ostriche alla griglia, adesso le ho già cucinate tutte e mangiate. Oppure possiamo fare la birra del pescatore che aumenta l'area, zona sicura minore, non lo so cosa sia. Comunque io lo bevo quando vado a pescare perché la birra del pescatore sembra molto coerente. Questo è una cosa per riparare gli attrezzi, anche perché l'annaffiatoio si rompe subito appena lo usi. E se si rompe, poi ritorna a quello di bronzo, che adesso io ho l'annaffiatoio pregiato, che è quello di ferro, perché è tipo, no, è un misto di tanti giochi, come Stardew Valley, chi lo conosce, io ci ho giocato tanto, mi piace tanto. Questa è la fonderia, la forgia, vabbè, la forgia, dove si creano con i materiali tipo la pietra, l'argento, il ferro finito perché l'ho usato tutto per fare lingotti di ferro, perché adesso sono nella fase in cui devo creare tutte le cose di ferro, che ho creato tutto quello in rame, quindi siamo passati al ferro. Benissimo. Qui c'era la prima casa che ho avuto, che era una tenda, perché non si poteva ancora costruire le case all'inizio del gioco. E questo è il tavolo da lavoro dove si possono comporre tutte le cose, costruire tutto, insomma. Mostro. Qui c'è l'arredamento, quindi io vorrei creare questo letto, però mi manca il tessuto. Però a mia volta ho comprato una macchina che crea tessuto, il cuoio, dopo te lo mostro, ma devo ancora questa poltrona comoda, basta avere il legno, le asse di legno, una cassettiera. Poi ho comprato la ricetta per fare questo vaso che l'ho già creato, mi pare. Queste decorazioni le ho prese all'inizio e ce le ho vinte più che altro, e altre decorazioni varie, cioè altre forniture varie per la casetta. Questi sono tutti scrigni che trovo in giro per la mappa. C'è un rumore brutto fuori, spero che non si senta. E queste sono le casse che troviamo in giro per la mappa, e dentro ci sono sempre delle sorprese e tante cose inutili anche. Solo che poi queste casse, cioè, credo sia un bug, non lo so, perché non si possono vendere, quindi io ho la casa piena di, che dopo non me le tengo dentro l'inventario, se no mi occupano spazio. E quindi le tengo un po' sparse per casa, giardino, la capanna, dappertutto. Questo è il macchinario che fa i tessuti, che però ancora non ho utilizzato, perché mi serve il cotone, ne ho uno solo e l'ho piantato, e quando ne avrò, quanti minuti ci mette? 8 minuti, vabbè. Top, facciamolo. Per il cuoio serve la pelle sono una specie dei cervi, una specie di cervo che tu trovi in natura, uscendo dalla casa c'è proprio tutto il territorio. Ora ti faccio vedere una piccola. Guarda che bella. Stiamo facendo un tessuto che poi mi serve per creare il letto. Adesso andiamo a casa mia. Questa cosa l'ho vinta alla fiera.
Alla fiera mi sono comprata la tazza che volevo troppo, con quella specie di volpe, che ci sono pochi animali qua, c'è una volpe e un cervo praticamente, e che vuoi catturare, non so se poi introdurranno altri. Comunque mi sono presa la tazza perché mi piaceva e poi ho vinto il peluche. Eccola qua, la tazza che mi sono comprata, era troppo bella. Io non vedo l'ora che ci sia il periodo di Halloween, spero che mettano le feste, gli oggetti a tema Halloween, perché mi sto tenendo a parte i soldi, mi voglio comprare tutto. Spero che sia così, almeno qualche lanterna, palia, io la butto lì, poi vedi tu. Ok, allora ho creato la cucina, qui si può cucinare, ho comprato anche delle ricette. Attualmente riesco a fare la zuppa di verdure sostanziosa e te ne escono tre. E c'è bisogno di qualsiasi verdura, qualsiasi spezia, i funghi, un fungo qualsiasi. Io ne ho un po' di luminosi, un po' di normali, ne ho tante di normali. Abbiamo il ramen che finalmente posso creare perché facendo una missione mi hanno dato 12, 13 uova, perché una l'ho già usata per fare il ramen. Poi la bistecca, potrei fare anche la bistecca, ma mi manca il forno. Il forno, per fare il forno, penso che mi mancasse, vabbè, dopo guardiamo, non avevo abbastanza lingotti di ferro, credo. Comunque faremo anche il forno. Qui ho vinto questo cestino, ma non si può utilizzare. Qui c'è la mia sala da pranzo. Ho messo anche questo per separare la cucina dal resto della casa, perché sai, quando cucina fa puzza, no? Non ho molto spazio, infatti non so, qui farò la stanza, la camera da letto, però in realtà dovrò aggiungere un altro separer, forse qui. Non lo so. Adesso un po' devo capire. Magari tiro via questi scrigni che non servono a nulla, mi occupano solo spazio. Li tirerò via, li mettiamo in giardino e qui andrò a fare la camera da letto, perché per adesso ho una stanza molto piccola, una casetta molto piccola. Ma poi più avanti ho visto che si può ingrandire. Mi piacciono tanto queste cose gestionali, questi giochi. Questo è il peluche che ho vinto, carinissimo. Guarda, sembra uno scoiattolino. Sono una mezza via tra scoiattolini e volpine, quegli animali. Questi fiori bellissimi che mi ha regalato un sarto del paese, perché ogni tanto ti fanno dei regali. E infatti la figlia del sindaco, mi pare, mi ha regalato il pupazzo perché gli ho fatto dei piaceri, quindi è così. Tu fai i regali a loro per le missioni e loro fanno regali a te in cambio delle missioni che hai svolto per loro. E questo è il guardaroba dove effettivamente, proprio letteralmente, puoi cambiare sia acconciatura che vestiti. Adesso io non ho intenzione di cambiarla. Però insomma ti mostro, ci sono i pantaloni, la parte sopra, le maglie, le canotte, dice pelle, ma in realtà io non mi ero fatta più chiaro, ma devo essermi abbronzata, non lo so. E qua c'è l'aliante, che dopo ti mostro, molto bello, io lo uso sempre. Vabbè, possiamo uscire. E poi a grandi linee ti ho mostrato così, ma ci sarebbe da dire tante tante cose. Ogni tanto mi arriva anche la posta e ti mandano delle lettere, che però sono buggate perché alcune sono in inglese, perché ancora è un gioco in beta, quindi alcune cose sono ancora da sistemare. Allora, qui abbiamo tutti i nostri attrezzi, quindi la canna da pesca che ho evoluto. E il mio arco, questo per lanciare delle bombe verso e raccogliere degli insetti oppure dei granchi, delle lumachine. Poi la zappa, un mattatoio, il piccone e l'ascia per buttare giù gli alberi perché serve il legno. Adesso andiamo un attimo, non voglio fare questo video troppo lungo, quindi andiamo in città, ti mostro un attimo l'aliante, gli animali, un negozietto, non lo so, adesso vediamo, così anche faccio prova audio. Qua è bello perché alcuni suoni sono molto belli, però non piove mai, mi piacerebbe su Stardew Valley per esempio
il suono. Spero che la mia voce si senta. Comunque qui siamo, vedi, si possono parlare, si può parlare con i personaggi del gioco. Questa è una mia missione che devo fare. Scegliamo questo perché devo prenderlo. Sarebbe spettacolare se vai a curiosare, fammi sapere cosa trovi. E perché camminare quando puoi viaggiare istantaneamente attraverso il flusso? Allora, questa è l'interfaccia, diciamo, dei personaggi. Questa è una missione che devo fare, ma non ho già scelto chi voglio e non lo chiederò di certo a lei. Devo avere un legame di quarto livello con una persona. Ne ho scelte due, il padre di quella ragazza e la ragazza stessa, dove ti dimostra. Praticamente devo creare un vincolo con una persona perché fa parte del gioco, perché praticamente tu sei un umano che entri in questo mondo, non si sa per quale motivo, nessuno lo sa, ti devono accettare a vivere lì e quindi vogliono che tu fai diverse missioni. Mi è uscito, fai diverse missioni. Ecco, voi è l'umano. No, sei arrivato giusto in tempo per un'altra deliziosa scoperta. Sto finalmente per catturare il Floatzinger che ho seguito negli ultimi 3 mesi. Cos'è un... Ah, è flautolina in italiano. Cos'è? Chiediamo. È una creatura la cui esistenza ruota attorno a un semplice obiettivo: scatenare il caos tra la popolazione locale di cimici. Perché? Beh, devo catturarne uno per chiederglielo. Qual è il mio ruolo in tutto questo? Nessuno ha mai visto, perché non esistono forse. Ma devo essere il primo a trovarlo. Se qualcuno dell'Accademia lo trova, nel suo museo. Non posso permettere che una creatura soffra in questo modo. Criptideroid. E c'è il mouse che va male. Il mio lavoro sta finalmente per dare i suoi frutti. Devo solo posizionare questa trappola. Poi, ecco la trappola, Yagdale, ce l'ho anch'io adesso. Posso vederle anch'io. Vicino alla fattoria. Quella è sulla piccola montagna. Ho sentito dire che gli umani sono bravi a arrampicarsi. Sì, prendiamolo. Questo è lo spirito giusto. Non permettete che il... Vabbè, percepisca la vostra aura di fiducia, altrimenti potrebbe fuggire. Fammi sapere quando la trappola è pronta, ok? Ecco la trappola. Vabbè, dicevo che la storia è quella che siamo caduti qua. Bisogna farsi accettare e quindi c'è una persona quale che facciamo delle missioni per farsi accettare dalla comunità, diciamo così, no? E una di queste è trovare una persona, cioè stringere un legame di quarto livello con una persona. Adesso ti faccio vedere, ne ho scelte due perché mi sono simpatiche entrambe. Non è detto che ci si fidanzi dopo, quindi potrei fare una che mi fidanza, perché si può anche fidanzare come su Stardew Valley. E io ho già visto la ragazza che mi piace. Anche se mi è simpatico anche il fratello, però un po' pazzerello. Lei è molto carina, molto... Aspetta, mi sono perso. Madonna, quanta gente c'è qua. Tra l'altro c'è un bellissimo bug dove chiama una persona Stefania, che in realtà è un maschio e si chiama Reth. Scritto R-E-T-H. E qui si chiama e a volte si bug e lo chiamano Stefania. Mi fa troppo ridere questa cosa. Allora, mi piace tanto questo personaggio qui, Ashura, perché è il papà, tra l'altro, di Stefania, che in realtà è un maschio, e di, però c'è quel bug, e di Tish, che è la ragazza che mi piace. Forse chiederò a lui il vincolo, però vedi, ce l'ho a livello 1, invece con Tish sono già a livello 2, però boh, questa cosa paterna mi piace, quindi... Potrei chiedere a lui se mi supporta in questa cosa. E Tish dov'è? Qui con la M si apre la mappa, possiamo vedere dove stanno i personaggi. Ah, qui c'è la missione della trappola. La faccio per i cavoli miei, non ti preoccupare. Adesso il video quasi finirà.
Volevo farti vedere Tish, questo e questo sono fratello e sorella. Tish è quella che mi piace a me, però non è detto che mi fidanzo con lei. Adesso vediamo. Comunque, guarda, è molto carino. È proprio carinissimo. Vedi, ce l'ho a livello 2 e c'è questo cuoricino qui. Pensi che sia meglio realizzare i tuoi mobili da te o acquistarli da un designer rinomato? Fai da te tutta la vita. È quello che ho detto anche io. Anime gemelle. Le cose hanno un valore diverso se le crei con le tue mani. No, devo sposarmi con lei. Il che è un po' paradossale, visto che è un negozio di arredamento. Vabbè, dai, non importa. Stella, ti voglio bene comunque. E quindi, niente. Guarda com'è carina, cioè super cute lei, via, sta scritta. Invece Stefania che è un maschio, vabbè, non soffermiamoci su queste cose, ce l'ha anche lui a livello 2 volendo. Potrei scegliere anche lui è un cuoco, vediamo che regalo vuole. In giorni come questo, quando c'è un venticello fresco nell'aria, mi viene sempre voglia di una buona zuppa di carote cremosa. Allora gli faremo questa zuppa di carote. Vedi che si chiama Red. Non voglio entrare nei dettagli, ma c'è qualcosa in me che alla gente di queste parti non piace. Vedi, è un incompreso, quindi mi sento affine anche con lui. Accidenti. Però si chiama Stefania, mi fa senso fidanzarmi con... Se tolgono il bug, magari potrei fidanzarmici. Ma finché si chiama Stefania mi fa impressione. Perché mia mamma si chiama Stefania, non mi voglio fidanzare con... Si chiama Stefania, ok? Io non rispondo esattamente alla definizione di perfetto Mahiri data dalla maggior parte delle persone, vabbè. Ma in fondo perché dovrei farlo? Se posso essere un monito vivente per i bambini, così che capiscano cosa succede se non ci si dà da fare e non si proseguono gli studi. Questo è il mio motto ormai, ok? È un po' un... Uno che delega agli altri le cose, invece Tish è carina al suo lavoro qui. No, mi sa che mi tengo Tish perché più mi piace di più. Ormai ho deciso, cioè io ho già conosciuto tutti i personaggi e ho già scelto chi voglio sposare. Sono come proprio nella vita reale. Ti mostro l'ultima cosa, poi chiudiamo qua. E se dici, Ecate, mi piace, facciamo delle avventure insieme. Allora io creo dei video avventure insieme a te, se no ci gioco io la sera. Da sola, cioè non da sola con i miei amici, però nel senso fuori da YouTube. Allora ti mostro l'ultima cosa. Hanno introdotto, ci sono anche le movenze e le emoji, quindi saluta, indica, ride. Scusa, non bisogna farli troppo vicini. Questo è grazie. Applauso. Che dura all'infinito fino a che non ti muovi. Tenendo cliccato T della tastiera si apre questo. Questo è aiuto, che però io uso come sono qui, tipo. E seduto che prima non c'era, introdotto. Finalmente io lo bramavo. Bramavo questa posa tantissimo. Grazie perché sono stanca. Quindi, niente, spero che appunto questo video ti sia piaciuto, ti faccio salutare anche dal mio personaggio, dai che te splendente virtù.